Ciao amici, oggi vediamo insieme una ricetta salata che io semplicemente adoro perché è facile da fare, veloce, anzi velocissima e dà tanta soddisfazione quando si mangia. È anche versatile, nel senso che torna utile in un sacco di situazioni e tra poco capirete perché. Io lo so, è comprare un sacchetto di patatine. Ho detto ricetta, mica fregatura. Sto parlando dell'hummus. Simona, anche tu segui la moda dei fissati con l'hummus? A parte il fatto che è buonissimo. E poi, cosa c'è di male, scusa? È un cibo completo, nutriente, ottimo anche per vegani, vegetariani, ma anche per chi vuole fare un pasto proteico e restare leggero. Ed è una ricetta furba, perché con poco otteniamo tanto. Ed è super versatile, si può abbinare praticamente a tutto e diventa uno snack leggero scaccia zuccheri. Comunque l'hummus è uno dei cibi mediterranei più antichi. Pensate che lo usavano i romani, i greci, fino in Babilonia. Hummus in arabo vuol dire ceci. Farlo in casa è facile, veloce, economico e soprattutto sano, perché controlliamo noi gli ingredienti. Come dico sempre, meglio sapere quello che mettiamo dentro il nostro corpo. Se riusciamo a farlo noi in casa è molto meglio. Se vi piace l'idea di mangiare sano e fatto in casa e veloce, mettete un bel mi piace a questo video. Più mi piace, più ricette. Ecco come faccio la crema di hummus in versione light. Metto 200 g di ceci bio già lessati nel frullatore. Aggiungo 3 cucchiai di olio di oliva, un cucchiaio di succo di limone, uno spicchio d'aglio già schiacciato, questo a piacere, mezzo cucchiaino di prezzemolo fresco o secco, una punta di cucchiaino di sale, un pizzico di paprika. Metto nel frullatore, frullo tutto e se serve aggiungo un po' di acqua per rendere tutto più cremoso. Ecco fatto! Fonte di proteine, minerali, grassi buoni, tutto gusto e salute. Di queste ricettine sfiziose e pratiche ne trovate sempre di nuove sul mio canale. Per vederle tutte iscrivetevi, è facile, basta un click così e attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vedere i nuovi video. Il mio abbinamento preferito con l'hummus è sulle gallette di mais, quelle che preferisco, così ottengo un mini pasto saporito, completo, ma molto leggero anche se nutriente. Oppure con le verdure crude, carote, sedano, finocchio, diventano saporiti e sostanziosi. Sono degli snack, dei rompidigiuno salva linea. E a voi come piace mangiare l'hummus? Scrivetemelo nei commenti qui sotto. Ora condividete questo video sui vostri social e con i vostri amici. Organizzate anche voi degli hummus party. Yeah! Io vi aspetto al prossimo video. Nel frattempo, sempre trendy e sani, con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Aggiungi un po' hummus. Mega.